Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi è giovedì 20 aprile, la Chiesa celebra la memoria di Sant'Aniceto, Papa. 5 milioni di euro a sostegno della liquidità e del capitale circolare delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi con la concessione di un prestito diretto a tasso zero e il fondo Piccolo Prestito, nuova misura gestita dalla finanziaria regionale abruzzese SPA guidata da Giacomo D'Ignazio. Con il Piccolo Prestito, dice l'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele Damario, andiamo a intercettare anche le più piccole esigenze di credito che le PMI esprimono. La misura è strutturale per dare un aiuto immediato e diretto alle imprese e per non fare distinzioni tra settori di attività. Lavoreremo con gli uffici sia della regione sia di Pira, gli iter di valutazione delle domande siano rapidi. È una misura che le imprese attendevano da tempo e che abbiamo cercato di rendere più rispondente alle loro esigenze, più accessibile nelle procedure, spiega D'Ignazio. Finalità dell'avviso, che sarà pubblicato il prossimo 21 aprile su www.fira.it e www.regione.abruzzo.it, è facilitare l'accesso al credito di imprese già operanti sul territorio regionale in tutti i settori economici. In particolare interessi, in particolare ristorazione e turistico alberghiero, e prevede la concessione di contributi in conto interessi a tasso zero per prestiti da 10.000 a 15.000 euro. In fondo una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro suddivisa in due linee di intervento, 2 milioni e mezzo destinati alle imprese del settore ristorazione e turistico alberghiero, nonché alle filiere ad essi correlate, e gli altri 2 milioni e mezzo a disposizione di tutti gli altri settori. Tra le spese ammissibili anche i costi per il personale contrattualizzato a tempo determinato o indeterminato. Gli altri costi ammissibili sono quelli riferibili alla gestione corrente dell'impresa, merci, materie prime, materiali di consumo, spese di locazione, utenze e spese per promozione e pubblicità. Le domande potranno essere presentate dalle 12 dell'8 maggio. Oltre 6 miliardi di fatturato e 13.000 dipendenti di grandi, piccole e medie aziende abruzzesi e il campione rappresentativo che ha risposto all'osservatorio Automotive Abruzzo 2023 presentato ieri nella sede del Polo Innovazione Automotive a Santa Baiambaro. Una fotografia del settore curata dal Polo Innovazione che rappresenta un aggiornamento della prima edizione del 2019, anche alla luce della situazione creatasi a livello globale. All'iniziativa hanno preso parte il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, l'assessore alle attività produttive, Damario, i vertici di FCA Italy, Atessa Plant e Honda e i rappresentanti delle aziende del territorio, dell'Università dell'Aquila, del mondo datoriale e sindacale e degli amministratori locali. Ma sentiamo che cosa ha dichiarato il presidente Marsilio. L'industria, soprattutto l'industria dell'automotive, è quella che fa il fatturato, che fa le percentuali importanti e decisive di esportazioni, di occupazione, quindi è un settore vitale, essenziale, che dobbiamo preservare. Io per questo sto combattendo anche in Europa, dove tornerò a fine mese nella conferenza delle regioni a discutere con le altre regioni che fanno parte dell'alleanza per l'automotive, perché ci sia una transizione equa, una transizione socialmente sostenibile, perché non possiamo andare appresso a follie ideologiche rischiando poi di lasciare indietro e di distruggere un comparto produttivo fondamentale. Lo vogliamo fare insieme alle aziende che sull'innovazione e sulla transizione stanno investendo molto. Oggi le ascolteremo, c'è anche l'Ateneo dell'Aquila in particolare con i suoi dipartimenti di ingegneria che stanno sviluppando progetti e tecnologie molto innovative sia sull'elettrico che sulla guida autonoma. Mi fa piacere anche che la fotografia che esce dalla indagine indipendente fatta dall'Osservatorio sull'automotive descrive appunto una situazione in cui non c'è nessun allarme. Il Salone dello Studente rappresenta un'opportunità di crescita importante in grado di facilitare il percorso dello studente verso gli studi accademici o di alta formazione. Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale aprendo l'edizione del Salone dello Studente in programma in questi giorni all'ex Foro Boario di Chieti.
quaresimale, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione ed ha avuto modo di visitare il salone. Iniziativa lodevole, ha detto, perché rivolge l'attenzione direttamente allo studente e alle necessità a cui deve far fronte una volta chiuso il percorso scolastico. La manifestazione è organizzata in modo da far conoscere agli studenti maturandi le possibilità di crescita che offrono i vari corsi universitari oppure il mondo non universitario dell'alta formazione, che permette una rapida collocazione nel mercato del lavoro. La Regione Abruzzo, ha aggiunto l'assessore, nella prospettiva di fornire ai cittadini maggiori opportunità di crescita professionale e formativa, collabora con le università abruzzesi in progetti di ricerca e innovazione e promuove con finanziamenti specifici le attività dell'alta formazione non universitaria mediante gli ITS, cioè gli istituti tecnologici superiori. Su questo comparto dell'alta formazione, solo nella programmazione europea 2021-2027, la Regione ha previsto un impegno finanziario di 21 milioni di euro. Dal 17 aprile sono riaperti per 20 giorni i termini per i cittadini che avevano diritto alla CAS o alla SAE, ma non erano riusciti a comunicare i requisiti alla data del 15 ottobre. La riapertura, che avrà termine il giorno 8 maggio, dà una risposta all'appello di tanti sindaci del cratere che mi avevano chiesto di riaprire i termini per quei cittadini, in particolare anziani e soggetti fragili, che avevano avuto problemi a registrarsi telematicamente alla piattaforma che aveva sostituito la pratica cartacea. Lo annuncia il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. Questa soluzione, aggiunge, è di grande importanza in considerazione del fatto che abbiamo ancora oltre 13.000 famiglie assistite che beneficiano del CAS o risiedono in SAE e abitazioni provvisorie. I nuclei familiari assistiti sono 2.376 in Abruzzo, 1.186 nel Lazio, 8.619 nelle Marche e 1.696 in Umbria. La decisione di riaprire i termini era stata anticipata dalla cabina di coordinamento sisma 2016 dello scorso 22 marzo. Due importanti provvedimenti su proposta dell'assessore all'edilizia scolastica del comune di Pescara, Gianni Santilli, sono stati approvati dalla giunta comunale pescarese. Si tratta del Via Libera, due progetti esecutivi, entrambi a valere sul finanziamento della Banca Europea degli Investimenti BEI da 35 milioni di euro, che rientrano nel programma denominato Climate Action and Circular Economy, riguardanti azioni di efficientamento energetico del patrimonio culturale della città, del patrimonio comunale, con importanti ricadute di natura ambientale. Nel primo caso si interverrà con 1 milione di euro per la riqualificazione delle centrali termiche presso 5 istituti scolastici, le scuole primarie Ilaria Alpi di via Cerulli, Flaiano di via Ceccongiolieri e Rodari di via Salara Vecchia, ma anche nelle scuole medie Virgilio di via di Sotto e Foscoli di via Einaudi. La società partecipata del Comune di Pescara Energia SPA ha curato l'attivazione e la progettazione dei lavori sulla base dell'accordo stipulato con l'amministrazione. Nel quadro economico da 1 milione di euro dei lavori rientrano sia la parte tecnico-progettuale che la realizzazione degli impianti con i relativi materiali e le apparecchiature ove necessarie. Nel secondo caso le imprese affidatarie delle opere procederanno all'installazione di impianti fotovoltaici per dar vita a comunità energetiche sul territorio comunale, interessati anche in questo caso per un costo di 1 milione di euro, che comprende parte tecnica ed esecuzione delle opere, diversi edifici comunali, cioè le scuole dell'infanzia e primaria Renzetti di via Prati e piano T di via Carlo Alberto dalla Chiesa, ma anche le scuole medie Rossetti di via Raffaello e Salvemini di via Cerulli Verotti. Celebrata ogni anno il 23 aprile, in omaggio ai tre grandi scrittori, Miguel Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, morti in questo giorno nel 1616, la giornata mondiale del libro sarà festeggiata a Pescara con una ricca serie di iniziative organizzate dalla rete del libro Pescara Legge e dall'assessorato alla cultura del comune di Pescara, che per tre giorni, dal 21 al 23 aprile, animeranno diversi luoghi
luoghi della città con autori, presentazioni, letture ed eventi. Animeremo in 3 giorni tutta la città per amore del libro e della lettura, a partire dalla maratona di lettura che coinvolgerà 100 luoghi di Pescara, anche quelli simbolici e inaspettati come il cimitero e l'ospedale, ha dichiarato l'assessore alla cultura del comune di Pescara, Maria Rita Carota. Ma saremo anche al Museo delle Genti d'Abruzzo e al Teatro Cordova, proprio perché la rete del libro si è rimessa in marcia grazie ad autori, editori e librerie. Oggi questa numerosa partecipazione ci incoraggia e ci gratifica ad andare avanti a candidare nuovamente Pescara come capitale del libro, poi annunciato l'assessore. Si comincia venerdì 21 con la maratona di lettura Pescara Leggiti Forte, nata grazie a un progetto per promuovere la lettura del comune di Pescara, reso possibile dalle idee e dal motore dell'ADS Movimentazioni e con il sostegno economico del Centro per il Libro e la Lettura tramite l'avviso ad alta voce 2020. Venerdì 21 e sabato 22 una vera e propria catena umana di lettori darà vita a una sfida senza precedenti. 24 ore di lettura, 100 libri in 100 posti simbolici della città. E siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti sul versante adriatico, dove non si escludono occasionali deboli precipitazioni, specie nel teramano, in temporanea attenuazione durante la mattinata. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista nel corso della mattinata, tuttavia dalla tarda mattinata nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, con rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione verso le zone pedecolinari del Teramano, del Pescarese, del Chietino, dell'Aquilano, sulla Val Peligna e sull'Alto Sangro, in attenuazione in serata e nottata. L'instabilità pomeridiana sarà presente anche domani. Temperature in aumento, specie nei valori massimi, venti deboli, mare generalmente mosso. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.